Dio è il tuo tesoro. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici e buon inizio settimana. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, dal versetto 13 al 21. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola: La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse: Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Amen. Ecco che oggi siamo in questo episodio dove uno dalla folla dice a Gesù: Maestro, di che mio fratello divide con me l'eredità. Allora, innanzitutto, questo rivolgimento a Gesù da parte dell'uomo dalla folla è molto importante, perché ha inserito nella propria vita personale, è molto personale perché si parla di eredità, di cose delicate, e soltanto i rabbì potevano esprimersi su certe questioni, pensiamo anche economiche, proprio per non deviare dalla legge. Quindi quest'uomo chiede a Gesù una cosa molto importante, si rivolge a lui con sincerità, però vediamo che Gesù quasi non vuole rispondere, anzi devia la risposta. Della serie: perché devo venire io col tuo fratello a discutere e a mettervi d'accordo sull'eredità? Ecco che di nuovo eleva il discorso dicendo: fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia. Cioè Gesù sta dicendo: legati a Dio. Questa è la cosa più importante, anche se viviamo su questa terra e di conseguenza abbiamo bisogno certamente dei beni, del cibo, dei vestiti, anche delle cose non necessarie, ma la tua vita non dipende da ciò che possiedi. Ma molto spesso, purtroppo, la nostra carne, il nostro agire, la società ci fa credere che invece non è così. Se hai una buona auto, se hai una bella casa, se hai un buon lavoro, quante volte noi dipendiamo da tutto questo? Da un lato come un'apparenza, un mostrarci di fronte agli altri, ma anche una dignità. E va anche bene, ma Gesù dice: attenzione che il vero tesoro è il regno dei cieli. Attenzione che il vero tesoro non è qui su questa terra. Ecco perché Gesù si eleva da questo discorso, come quando gli hanno chiesto: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Gesù si eleva: date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Anche qui Dio è il nostro tesoro, fratelli e sorelle. E Gesù lo ha detto: là dove è il tuo cuore sarà il tuo tesoro. Ma quante volte noi viviamo dipendendo dai beni, dalle cose materiali, e ci scoraggiamo quando le perdiamo, quando non le abbiamo.
ma che a Dio non manca di nulla, fratelli e sorelle. Il Signore è mio pastore, Salmo 23, non manco di nulla. Ma oggi la liturgia ci offre anche il Salmo 99:100. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Lui è il nostro tesoro, il nostro pastore. Allora ringraziamolo, perché chi lo conosce ha la vita eterna. Chi vive con Lui vive di provvidenza, perché il Padre buono ci dona ogni cosa di cui noi abbiamo bisogno. Grazie, Signore Gesù. Grazie per questa parola. Grazie perché oggi ci fai comprendere che Tu sei la cosa più importante della nostra vita. Tu sei la persona che è davvero il nostro tesoro, quell'amico che non ci abbandona, quel pastore che ci guida sempre sulla giusta via. Grazie, Signore, per questa parola. Entra nel mio cuore oggi, custodiscilo perché io possa essere sempre fedele a Te, alla preghiera, alla comunione con i miei fratelli e sorelle, e nulla, soprattutto di materiale, mi divida dagli altri. Te lo chiediamo, o Padre, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Lo slogan di oggi è: Dio è il tuo tesoro. Riscopriamo in Gesù Cristo, nella Sua parola, nel Suo regno, il tesoro della nostra vita, per cui vale la pena vivere e avere la gioia piena in abbondanza. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.